uscito il capitolo segreto di Garten of Banana? Ragazzi, oggi andremo a giocare ad Opila's Nest! Il capitolo segreto, segretissimo di Giardino delle Banane! Ci saranno delle banane qui! Io spero di sì, per cortesia! Ma io sono curioso perché ci saranno nuovi mostri! Tra cui un mostro segreto che spero che potrebbero mettere all'interno del giardino di Bamban. Quindi se anche tu vuoi questi mostri all'interno del gioco, clicca il tasto iscriviti e lascia un pollice in su. Iniziamo. Ah, salve! Che bello questo capitolo. Che cos'è sta roba? Questo non è il giardino di Bamban, questo è il giardino di Bamban! L'hanno distrutto, l'hanno disintegrato. Cosa sta succedendo qua? Allora, benvenuti, siamo nel giardino di Bamban versione... Ma che è quello, lo chef Jumbo Josh? Mangia frutta e vegetariano per crescere forte. No, io mangio uova di Pasqua e Kinder Pinguine per nascere pinguino. E vai. Allora, benvenuti qua. Intanto queste sono assolutamente macchie di sangria, perché siamo in Messico. Ed in questo momento io vorrei una torcia fosforescente, perché non ci vedo un accidente. Ah, guardate, qua abbiamo Jumbo Bamban che si prende il sole. Bamban che viene attaccato da Stinger Flynn, che lo vuole assolutamente friggere. Ok, continuiamo, andiamo avanti. Possiamo cliccare qui? Assolutamente no. Bene, perciò mi sa che devo... una torcia! Oh, meno male. Premi la F per usare la torcia. Wow, ragazzi, si vede tutto. Ma fuori è giorno! Ma esci! Wow, non l'ho mai visto fuori, ragazzi. Quello è l'esterno. Clicca sto bottone, esci. Comunque, questo è un asilo nido. Non so che cosa sia successo, ma questo è olio per motori. Presumo, presumo. Continuiamo. Andiamo a prendere, ci sarà qualche carta da qualche parte. Devo trovare una carta. Una carta. Certo che sembra proprio... Ciao Jumbo Chef. Ma già non c'era Chef Maialo. Ma mi sei questo cartonato? No, per fortuna. Oh ragazzi, qua ci sono le cucine. Ah, ecco la carta delle cucine. Perfetto, proprio quella che mi serviva. Adesso dammi la Nutella. Jumbo Chef vuole che io mangi frutta e verdura. Io vorrei semplicemente un po' di carne al sangue, va bene? Apriti sesamo, ti prego, fa che ci sia Drino. Drino? Drino, ciao Drino. Ok, ho preso le chiavi. Leggiamo. Giardino delle Banane e Daycare Center. Riparazione d'acquisto. Il mio drone ha smesso di funzionare dopo che ha premuto un bottone. No, ecco qual è l'incubo di tutti i droni: premere bottoni rossi. Il telecomando si dovrebbe trovare nella lobby. Cavolo, ma la lobby quale? Quella di Fortnite? Ok, qua c'è il drone. Ma non ho il telecomando. Non ho il... quello è Opila? Ma questo... ma ragazzi, ma Opila, guardate! Ma è uno gnocco! Però continuano qua le cose strane. Per la sicurezza dei tuoi bambini, per favore, vai davanti a... Ok, qua devo andare. Ci sarà qua da qualche parte. Forse devo hackerare i sistemi. Ci sono tracciati. Stacca, stacca, stacca. Oh, qua c'è un foglio. Rob, considera questa mia lettera come una rassegnazione. Nei miei 27 anni, da quando io sono diventato un cuoco, io non ho mai, non ho avuto mai una miserabile esperienza. Cos'è successo? No, non mi dire che ha cucinato le uova di Opila. Ci ho fatto Opila strapazzato. Io cucino le stesse cose ogni giorno. Questi bambini diventeranno malati così. Non ci sono nutrienti all'interno dei miei cibi. Come non ci sono nutrienti? Le uova di Opila sono piene e ricche di proteine.
Insomma, questi bambini che mangiano l'uovo di aprile sono dei Chad. Ok, quindi abbiamo il nostro chef che non vuole più fare lo chef in questo posto di schifo. Vuol dire che c'è qualcosa. E io devo scoprire cosa. Ah, vabbè, ma dimmelo. Aspetta, si è spenta la luce. Ehi, ma c'è Ropila qua. Perché non... Eccolo! Mamma mia! Ma è un'Opila ragazza! Wow! Fantastico! Questo è il nido di Opila! E guardate, questa è Opila ragazza! Da che cosa se lo deduce? Prova ad indovinare. Ma ecco le uova di Opila. Che bello. Opila e Sole andrebbero molto d'accordo. Ok, quindi io devo... Ah, forse è qua dentro il telecomando. Sarà se... Ecco, c'è un cacciavite. Ok, c'è un cacciavite. Ci sono delle penne. Continuiamo. Che sicuramente dobbiamo nutrire il nostro uccellaccio del malaugurio. Eccomi, sono qua. Dov'è Opila? Dove è finito? Ma che è sta cosa? Ok, prendiamo le uova. Vai, prendi un uovo. Non c'è, è sparito. Va bene, noi prendiamo lo stesso le uova. Qua ce n'era una, qua sotto, l'ho vista. Ecco qua. Prendi l'uovo, non so quante uova sono, però adesso ci facciamo una bella frittatona. Wow, che bella canzone. Ma che gioco è? Pa 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 pa. Andrebbero molto d'accordo te e Sole. C'è qualcosa qua dentro, mi sa di sì. Vediamo se... posso entrare! Davvero? No, ora sto entrando dentro le backrooms! Oh no! Oh no! Dove sono finito? C'è della sangria qua! Ho paura di continuare! Vedo degli occhi. Non è che ho Opila? Ragazzi, vedo due occhi! Ho paura di... È Opila! Oh! Ho trovato... Pretty Bird! Carino uccellino, carino uccellino, carino uccellino! Ah! Ma dov'è che è sparito? Uccellaccia! Sentite come starnazza! Ti stacco il collo, vedi come starnazzi? Ti faccio lo spiedo con mamma mia le patate. Mia nonna sarebbe molto fiera di me e della mia cucina. Continuiamo di qua che ci sarà un altro uovo. Spero di non... attenzione, qua ci sono altri. Ma mi sa che i bambini entravano qua dentro e non ci uscivano più. Ci sono degli occhi. Ok, ci do... ecco un altro uovo. E qua, ragazzi, ho paura perché ci sono occhi e non so veramente cosa pensare. C'è qualcosa qua. Oh, ma che carino. Uccello. Proprio scritto in caratteri cubitali. Qualsiasi bambino abbia fatto quel disegno, penso che adesso sia uno psicopatico. Le devo mettere qua le uova. Vai, quante sono? Tutte le ho fatte, sì. Grazie, Opila. Oh, adesso abbiamo sbloccato un posto, ma io posso entrare pure qua dentro? C'è una grata! C'è una greta! Ok, dobbiamo entrare dentro la greta. Però prima di andare nella greta, dobbiamo andare qua. Ok, ce l'ho. Ce l'ho, viola. Apriti sesamo! Cacciavite. Sedia! Ragazzi, le sedie volano, guarda. Comunque, sono curioso di vedere questo nuovo mostro. E col cacciavite possiamo entrare dentro le grate. Ok, vai, entra. Aia, aia. Aiuto, mi sono dato 4 botte nel cervello. Piano, piano. Non so dove stiamo finendo. Dentro gli abissi. Al centro della terra. Ci ho aperto 4 diottrie per questa cosa. Dove sono finito? Che è sto posto? Non l'ho mai visto. Chi è questo individuo? Ascolta i tuoi superiori. Tu non sei niente. Ma come? Ma che ti credi di essere, mister incredibile? Tu sei incredibilmente stupido. Che forse devo continuare. Sarebbe meglio. No, mamma mia, questi parkour. Fai così, ce la faccio. Bravo. Un altro foglio. Opila Nest Expansion. Stanno espandendo l'uccellaio di Opila.
Come richiesto, noi stiamo installando un nuovo parco giochi. Mizzica, parco giochi! Ci sono dei... Vogliono proprio, cioè, farli cadere i bimbi da qualche parte. Abbiamo inoltre anche un nuovo team working ad un nuovo corridoio che connette le classi alla nuova area. I bambini dovrebbero essere capaci di scalare la corrente area di gioco nella nuova via delle tubature. Cioè, i bambini devono entrare nelle tubature. Ma cosa sta succedendo? Io so che c'è un posto nei più bassi livelli di questa fabbrica che non ho mai visto prima d'ora, ma è riempita da palline colorate. Perché stanno coprendo tutto con queste migliaia di palline colorate? Cosa nascondono? Non lo so, forse un'opila gigante? Non lo voglio nemmeno pensare. Quindi qua sotto ci sono palline colorate. Vai, salta! Ok! Non so dove stiamo entrando. Questa non è una fabbrica. Ah, avete sentito l'uccellaccio? Ok, apri, apri che c'ho il cacciavite. Non so dove stiamo andando. Sto solo sentendo un rumore di uccello e ho paura degli uccelli. Ho paura che mi sgagazzano in faccia, in terra, in testa, da tutte le parti. C'è una nuova area. Una nuova area di gioco. Ah! Ah! Porca miseria, aiuto! Questa parte, corri! Aiuto, che cosa è successo? Chi sei tu? Come chi sei tu? Da questa parte vai alla porta! E vabbè, che fortuna! Che sfortuna! Ma sono caduto! Aiuto! Chi è questo? Ma è lo chef, non mi cucini! Finito così. Non ci ho capito un H! Bruttissima esperienza. Non voglio mai più rifarla. Ragazzi, io direi che il video di oggi lo posso anche concludere qua. Spero tantissimo che vi sia piaciuto e nulla. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Lasciate un sacco di pollice in su. Qua il vostro Lois, esiste tutto. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Eeeeh.